Mister Gabur, intanto complimenti, una partita perfetta. Volevo chiedere se questo Rimini è quello che lei, quando si è presentato nella conferenza del 15 luglio, immaginava che potesse essere, perché oggi è difficile trovare davvero dei difetti in questa squadra e se ne vogliamo trovare uno in una partita perfetta, magari la gara si poteva già chiudere nel primo tempo in virtù delle tante occasioni create da Rimini. Sì, beh, era il Rimini che speravo di poter arrivare a vedere alla prima giornata. Ho visto una squadra fare molto di quello che proviamo. C'era un avversario che comunque si giocava la partita a viso aperto, questo ci consentiva anche di sfruttare determinate caratteristiche che abbiamo. Avevo detto alla squadra di stare molto tranquilla nel primo tempo, perché la partita avrebbe presentato poi spazi nel secondo tempo magari quasi inaspettati, così è stato. Mi sono un po' arrabbiato a fine primo tempo, dico la verità, perché cioè, mi fa piacere vedere che il pubblico era soddisfatto, ma io avevo visto cose che già mi aspettavo, quindi volevo un po' più di determinazione negli ultimi 20 metri. Mi sembrava che arrivassimo in zona cross o comunque dentro l'area e fossimo quasi contenti di essere arrivati lì, e questa è una cosa molto pericolosa, soprattutto nelle prime partite. Non puoi mai sapere, una mezza situazione può sempre capitare agli avversari, e la sensazione era che si trattasse di una partita da chiudere. Penso che la squadra poi abbia, insomma, nel secondo tempo fatto questo con determinazione e anche abbastanza in fretta. Io la togliamo in difesa, non avete mai corso pericoli se non magari in sorpresa, forse sul finire? Sì, sul finire ha fatto molto bene Marietta. Però la squadra deve avere sempre mentalità, perché comunque non prendere il gol è importante, dà fiducia a tutti. È vero che la prima giornata magari anche a livello di tenuta, l'ultimo quarto d'ora magari qualcuno un po' sofferto, chi non ha potuto usufruire del cambio, però quella mentalità lì, quella voglia di non prendere il gol la volevo vedere, ed era importante secondo me finire comunque con la porta inviolata. Quindi faccio i complimenti comunque ai ragazzi e alla squadra, che ha fatto sicuramente una partita, per essere la prima giornata, una partita buona. Simone, sì. Due gol, sembrava, perdonami per la domanda, che a un certo punto tu sei arrivato, c'era stata qualche critica per via della preparazione, qualche noia muscolare, sembrava da parte dei tifosi che tu fossi addirittura sul punto di partenza. Quale miglior risposta con una doppietta oggi? Che vogliamo dire? No, ho fatto semplicemente, diciamo, quello che devo fare, mi è andata anche bene, sono contento. Poi i guai muscolari, più che altro, è stata una distorsione alla caviglia, può capitare, fa parte del mestiere, non c'è problema. Questi due gol ce li racconti un attimo? Beh, il primo ha fatto una gran cosa Antonio, che ha preso il rigore, e niente, il rigore dopo, dai, il mister aveva messo me o Gabbianelli, me la sentivo di batterlo, l'ho battuto. Il secondo gol ha fatto una bella giocata Kevin, è una giocata che fa spesso, e sapevo che sarebbe arrivato in fondo, avrebbe messo un cross teso forte, ho battezzato un punto e già mi ha sbattuto addosso praticamente, ha fatto il più lui, quindi dai, è andata bene, opportunismo al momento giusto, tanto spesso ci vuole anche quello. L'inizio del gol non lo perdi mai, anche oggi 3-0, come lo giustifichi innanzitutto questo risultato, che è un risultato importante, anche se siamo alla prima giornata del campionato contro una signora squadra? Sì, il risultato era fondamentale, partire bene, ci siamo riusciti. Il vizio del gol, sì, è un schema che proviamo sempre in allenamento, sono capitato là e ho avuto un po' di fortuna. Però come detto prima era fondamentale partire forte, siamo partiti forti e va tutto per il meglio, dai. Mister, primo tempo troppo poco per essere il Prato, virtù anche dei nomi che abbiamo letto oggi nella distinta. So che c'erano anche diverse assenze, parlando di un direttore sportivo, però delle assenze parliamo della materia. Volevo capire cosa è mancato al Prato in questa partita, se è stato bravo il Rimini oppure è mancato davvero il Prato. Come l'ha visto lei dal suo punto di vista? Ma io il primo tempo l'ho visto molto equilibrato, l'ha decisa un rigore un po' ingenuo e noi abbiamo avuto un'occasione, c'era solo da spingerla dentro, quindi questa tua disanima, diciamo, non mi torna tanto. Poi è chiaro che gli episodi ci hanno un po' penalizzato, sappiamo che Rimini è una grande squadra, è un grande blasone, però il primo tempo è stato molto equilibrato, ecco, non abbiamo concesso quasi niente. Ma
La ripresa della squadra come l'ha vista? Ho parlato del primo tempo. La ripresa, allora siamo partiti in 5 minuti, è stato non siamo partiti benissimo, ok? Poi ci siamo rimessi e però abbiamo preso quel gol. Diciamo che siamo ancora un po' ingenui, siamo giovani, avevamo 6 quote in campo il primo tempo, non era facile, la Rimini è una squadra esperta, però alla minima occasione a noi ci devono calpestare 7 volte e non ci danno fallo, oppure non, diciamo, non cadiamo, e gli altri invece appena li toccano esperienza, ok, prendono punizione, e quindi dobbiamo migliorare su queste cose qui, però la squadra secondo me ha tenuto bene il campo. Il Rimini ha una grossa qualità, ok, e quindi questo è normale un po' soffrire.